Bene ragazzi, quindi da oggi cominciamo il let's play di Limbo. Limbo, gioco molto particolare, molto caratteristico, in bianco e nero, con una direzione artistica particolare, che mi è stato consigliato. Io ero ispirato a giocarlo. Ho detto, ma non so però se farlo. Ho detto poi alla fine, ma sì, facciamolo, chi se ne frega. Quindi riprendi. Scusate se ho saltato il menu iniziale, ma mi è partito da solo. Quindi non so neanche come sia fatto il menu iniziale. Intanto voglio dire una cosa, scusate. Ecco i controlli. Poi non si può fare altro. I controlli sono parecchi, come potete vedere. Sono addirittura le frecce per spostarsi. Quindi questo gioco piace a Terminator. Non so se ve lo ricordate, quello con cui ho giocato a Slender. E control per azione. Ok, va bene. Va bene, Terminator, alcuni lo conoscono come Padre Pio 95. Vabbè, avete capito chi è. Io dove sono? Ah, sono quello. Sì, sono quello. Vai! Alzati, figliolo! Ho gli occhi bianchi. Che ti è successo, ragazzo mio? Ero qui. Facevo gli addominali. E poi sono svenuto. Troppo fatto. Ma si può saltare? Ah, forse con la... Sì, è giusto, con la cosa in su. Vediamo se c'ho ragione. Olè, ok, sì. Lago un po' o sbaglio? Non mi può lagare Limbo. No, siamo a 24 fps stabili, ok. Che fatica. Oh mio Dio. Mi sono ritrovato in una foresta. Gli alberi sono qualcosa che sfugge l'umana comprensione. Quanto sono grossi quegli alberi. Oh mio Dio. Sto bambino, cos'è quella lì? Oddio, la trappola. Che cazzo di posto è? Il Limbo, forse. Control. Oh, ho già risolto il primo enigma. Mio Dio. Qua... Se salto e ci vado addosso... Ok, perfetto. Se salto e ci vado addosso si aggrappa, sì. Allora, voi vi state chiedendo come faccio a sapere che è in bianco e nero, che è la direzione artistica, eh? Lo so, solamente per il fatto che ho visto dei video, ma pochi, e dei screenshot e basta. Non è che l'ho già giocato, tranquilli, non l'ho mai giocato. Quindi devo vedere insieme a voi. L'unica cosa che avevo provato era la demo e basta. Qua... Tutto automatico, fantastico. Oh, guarda, nella nebbia più totale. Potrebbe accadere qualunque cosa orribile in questo istante, ma lui è tranquillo. Potremmo solo guardare tutti insieme così. È imbarazzante, vero? Lo so. Ok, va bene, basta. Dai, vedi, ma che... c'è un motoscafo in sto posto. No, devo prendere la barchetta dello zio del nonno Mario. Cos'è sto qua? Si può tirare sta affare? No. Cazzo devo fare qua? Questa qua si può tirare. Oh, ho già risolto il secondo enigma. Sono troppo intelligente. Scusate ragazzi, ma io lo dico sempre. Voi mi prendete per il culo quando dico che sono intelligente. Bravissimo, qua. Qui su cosa ti stai arrampicando? Cos'è quella cosa pelosa? So che c'è un ragno gigante, ma non credo sia quello. Cosa stai facendo? Salta. Nathan Drake di Uncharted mi fa una grande bocca, ragazzi. No, cosa salti, stupido idiota? Era felice, era arrivato in cima. Avviso una cosa, avviso i gentili telespettatori di una cosa. Se, ma sta laggando o no? Vabbè, se, wow, aspetta, queste c'erano anche nella demo. Fammi fare una prova, così intanto controllo anche i checkpoint. Fantastico. È vero, in effetti sono belli i modi in cui muore il personaggio. La persona che mi ha consigliato di fare Limbo ci fa... Ma a me piace soprattutto per i modi in cui muore l'omino. È inquietante come cosa, lo so. Però... Ok, però comunque in effetti potrebbe anche avere ragione. Alcuni modi sono creativi. Schifo è quello a fare lì. Appenditi! Non devo appenditi. Ah sì, devo arrivare... Devo arrivare là in cima, mi sa. Sali, bravissimo. No! Perfetto. E qua che Ok, ce l'ho questo, ragazzi. Ho piccoli ricordi dalla demo.
Cazzo, però la demo sta rovinando questa mia prima esperienza su Limbo. No, ma stupido idiota che sei. Che poi quanti anni avrà questo qua? Come si chiama? Di chi è figlio? Qual è la sua famiglia? Bene, non si sa niente. Dondolati di più. Vai, mio piccolo Tarzan! Bravissimo. Non saltare! Oh, odio quando salta random. Cos'è sto posto? È più inquietante di prima. Bambino corre come se non ci fosse un domani, guardalo. Tipo, vaffanculo al mondo! Se io corro, chi se ne frega! Se... Ah, vaffanculo me stesso! Che testicolo gigante! Perché ti fai rincorrere dai testicoli giganti? Ma dito! Ho capito chi sei tu, maledetto Jimmy! Perché ti sei su, perché sei su Limbo? Ma papà, non sono tuo padre. Sarà un lungo let's play. Quell'affare lì non me la conta giusta. Allora. Ma papà, no, smetti di chiamarmi papà. Proviamo ad aggrapparci su quella liana. Mi sembra che nella demo si facesse così. Più forte, Jimmy, più forte. Vai in palestra. Ma papà, io ho paura delle palestre. No. Vabbè, tanto mi chiamerà per sempre papà, quindi ce la fai a salire lì? No, sei troppo stupido, Jimmy. Jimmy, un po' di forza in quelle braccia, porca la tua puttana! Bravo, Jimmy. Grazie! Scherzavo, non volevo farti un complimento, ti odio. Ma papà! Odioso, Jimmy. Meno male che sa saltare bene, però. Butta giù quell'affare lì. Bravo! Per una volta, Randy, sono morto. Jimmy, la puttana di tua sorella. Chi è la tua sorella? No, è l'altra tua figlia! È vero, allora ritiro tutto. Come si chiama tua sorella, Jimmy? Agamennone! Che schifo, che nome le ho dato! Ok, Jimmy, dobbiamo impegnarci, eh. Dobbiamo impegnarci. Cazzo, sì. Qua. Dai, che palle. Ora per scendere devo rifarmi tutto il percorso. No, non ne ho voglia. Non ne ho voglia. Salta più forte che puoi. Non ci posso neanche andare sopra perché mi ammazzo qua. Smetti di scoparti il tronco. Bravo, così. Continua quello che stai facendo. Non che da... No. Jimmy. Jimmy, come faccio a farti mollare? Jimmy, mollati. Jimmy, vabbè, cadi un po' qua. No! Oddio, mi aveva fatto prendere un colpo. Bravo, Jimmy. Ora puoi morire in una di quelle trappole per yours. Spingi più forte, più forte. Ok, vai così. Non pensavo che ce l'avrei fatta a fare quel salto, se devo essere sincero. La cosa che mi preoccupa tanto è il salvataggio, ragazzi. Perché la... Scusate, un messaggio. Ok. Scusate. Perché non vedo nessuna... Quella cosa lì, cosa ci fa là? Non vedo... Ah, il ragno maledetto! Non vedo nessuna icona che si faceva così. Sì, devo far cadere quell'affare lì. Non vedo nessuna icona che possa significare che il gioco sta salvando i progressi. Vai, puntami. Puntami. Fanculo, ragnaccio di merda! Oh, stupido idiota, cadite! Ah, stupida trappola per orsi. Stupido tutto in sto gioco, soprattutto te, Jimmy! Ok, ci abbiamo fatto. Ora basta spaccargli le zampe. Ragazzi, questo è tutto nella demo, per quello che so già ste cose. Poi da qua in poi non saprò più nulla. Mi sembra che finisse qua. Sgurria! Cazzo! Non ci posso credere. Non ci posso fu... Ah, meno male, ok. Si può spingere da là. Maledetta trappola. Piano. Non è che ora ti inciampi, ci cadi di testa, vero? Che tristezza che sarebbe. Ok. Puntami. Puntami. Ora.
Oh, stupido idiota. Cosa fa? Viene dalla zampa il ragno, che schifo. Idiota. Prova con l'ultimo. Scusate, colpa mia. Maledetto, devo rifarmi. No, no. Ok, ormai è facilissimo per me saltarlo. Siamo a 11 minuti. No, vabbè, saremo tipo a 10, 10 e mezzo. Faccio sta cosa del ragno e stacco. Aspettate. Molto più difficile di quanto pensassi sta cosa qua del ragno. Perché mi punta subito quel bastone. Guardalo che stronzo. Mi punta subito. Guarda, guarda che stronzo! Non vale usare i bug, ragno! Non mi ha contato il danno perché si stava ancora aprendo sta minchiata qua. Merda! Però uccidi. Cioè, no, uccidimi, colpisci! Ma guardalo! Dai, sono stato un'ora! Ma guarda! Non colpisce più! Oddio, sì, ok, colpisce! No! Maledetto! Ora! Oh! Vattene via, sparisci dalla mia vista. Sparisci. Amo i ragni, ma te fai eccezione. Comunque, stop qua il video, ci vediamo nella prossima parte. Lasciate un mi piace, commentate, diventate fan sulla fanpage, iscrivetevi su YouTube. Bella ragazzi, ciao!